che l'operazione nelle forme in cui si stava portando avanti escludeva in maniera sostanziale la regione. Nella misura in cui gli aeroporti sono i nostri punti di ingresso e di uscita e influenzano così fortemente la nostra economia, è impensabile che la regione non svolga la sua parte. Come la deve svolgere? La deve svolgere avendo voce in capitolo sul piano industriale, facendo in modo che ci possa essere massa critica rispetto anche alle interlocuzioni con i vettori e fare in modo che i piani di sviluppo regionali possano essere posti di pari passo rispetto a quello che lo sviluppo aeroportuale. Vi faccio un esempio: se si decidesse magari un domani di spostare tutti i voli da Cagliari ad Olbia o da Olbia ad Alghero, questo influenzerebbe la nostra economia. Nel contesto di una regione che deve crescere invece in maniera armonica e dove la strategia economica di crescita deve essere presa dalla regione, come dire, dal suo contesto politico, è impensabile che siano altre operazioni invece di influenzare questo. Quindi noi ci siamo ovviamente detti disponibili a ristudiare un'operazione nuova, diversa rispetto a quella che è stata portata avanti fino a questo momento, che ci vede protagonisti, perché è importante che la regione abbia appunto le sue prerogative.